all'inizio alla fine. Quale comunità si vuole costruire in Veneto? È la domanda a doppio taglio che si pone ad alta voce Alessandra Moretti, candidata per il centro-sinistra alle regionali di maggio, nel suo intervento ad un incontro nella sede padovana di Confesercenti Veneto. L'ex vice sindaco di Vicenza attacca l'attuale giunta di centrodestra per i piani casa che, a suo dire, hanno reso il Veneto la regione più cementificata d'Italia, portando avanti l'amministrazione regionale con una microprogettualità, aggiunge, che non serve a nessuno. Come fa una regione a diventare europea? Ma intanto con una buona progettazione europea che in questi anni è mancata e un asse strategico insieme al governo centrale per agganciare fondi strutturali che saranno motore di sviluppo e di crescita anche per questo paese dal punto di vista ovviamente dell'innovazione tecnologica e delle infrastrutture digitali. Ecco come la Moretti affronta uno dei temi più caldi in Veneto, la sicurezza. La sicurezza si garantisce innanzitutto con una lotta forte contro il degrado delle nostre periferie e delle nostre realtà urbane, poi chiedendo al governo centrale più forze dell'ordine e mettendo le forze dell'ordine in condizione anche di appunto tutelarci, ma soprattutto come regione investire quattrini per mettere nelle condizioni i nostri sindaci a tutelare i propri concittadini. Infine l'attualità più stretta, la questione profughi. La conferenza Stato-Regione ha deciso quote e il piano di accoglienza. La Regione Veneto ha votato all'unanimità quel piano, ovviamente la Regione cosa fa? A Roma abbassa la testa mentre torna sul territorio e rinnega quel piano a cui ha dato la propria adesione. Io credo che bisogna avere il coraggio di dire no quando è il momento e soprattutto essere, avere un atteggiamento e un linguaggio di verità nei confronti dei cittadini veneti.